È tornato nella propria abitazione di Fiumefreddo di Sicilia. Ieri sera, poco dopo le 18, Giuseppe Di Stefano, tra i 9 arrestati martedì scorso per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'operazione Tabula Rasa, condotta dai militari della Guardia di Finanza della Compagnia di Riposto. Il legale Michele Panzera aveva presentato il giorno dopo un'istanza di scarcerazione al GIP di Catania Loredana Pezzino, che ieri ha concesso all'uomo gli arresti domiciliari per incompatibilità con la detenzione in carcere. Il difensore di fiducia ha comunque presentato un'istanza anche al Tribunale del Riesame, perché questa scarcerazione, spiega l'avvocato Panzera, non ha nulla a che vedere con le esigenze cautelari e gravi indizi di colpevolezza che verranno discussi davanti al Riesame. Intanto, mercoledì si sono conclusi gli interrogatori di garanzia per tutti i 7 indagati raggiunti da ordinanza di custodia cautelare in carcere. Anche Lucia Spicuzza e Salvo Sorbello, legali di Roberto La Spina, raggiunto da ben 8 contestazioni e ritenuto dalla procura al centro di questa fitta rete di spaccio riuscita a penetrare nelle ambite piazze di Giardini Naxos e Taormina, presenteranno a breve un'istanza al riesame per impugnare l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP.